illustro due progetti che ho fatto un po' di tempo fa con i miei ragazzi nell'ambito di un progetto che si chiama Energia in gioco in primo momento, poi adesso è diventato Play Energy. Questo è un progetto dell'Enel, viene fatto in vari parti d'Italia, cioè viene fatto in Italia ma anche in vari paesi del mondo, e riguarda appunto l'energia. Consiste in un progetto fatto così, una prova quiz, una prova progetto, poi qui da noi anche una conferenza, vengono nelle nostre scuole esperti dell'Enel. E poi noi sempre per Perugia possiamo far visita alle centrali di questa Federazione. La prova progetto, io faccio una parentesi, noi nella nostra scuola sono due guardie che fanno la fisica a questo progetto. Io non so voi che classi siete, ho visto due guardie e quindi lo farete forse un anno dopo, cioè quest'anno. Quindi farete questa prova progetto, questa prova quiz, che è un concorso nazionale. Sono 24 domande a risposta multipla su temi dell'energia. Bisogna studiare il sito dell'Enel, dell'Energy, e studiare il kit che viene fornito dall'Enel agli insegnanti. E poi bisogna rispondere a queste domande. Oppure la cosa più importante è il progetto, la prova progetto. Anche questo è un concorso nazionale con una selezione locale. E bisogna realizzare un progetto creativo, cioè qui bisogna appunto inventarci qualche cosa. I temi sono temi dell'energia, vengono dati ogni anno dall'organizzazione, però uno può fare anche un tema sull'energia libero. Quello che poi è successo, quello che ho fatto io, nel lontano 2006, è lontano, poi vedremo perché ho ripreso fuori un progetto fatto nel 2006. Con i miei ragazzi della quinta, della quarta F abbiamo questo progetto, adottiamo una diga. Da come è nata l'idea? Noi ci trovavamo ad assistere alla conferenza degli esperti dell'Enel e ci parlavano di energia pulita e ci hanno detto che in Italia l'energia pulita più sfruttata è quella idroelettrica, soltanto che ormai l'abbiamo sfruttata in un posto possibile. A noi tornando in classe, pensando anche alla diga a Ponte San Giovanni che in quel periodo stavano costruendo, non so se avete visto sotto il ponte di legno, c'è una diga che nel 2006 era così, iniziava a funzionare. Noi abbiamo pensato, dice, ma è possibile creare una diga, una micro diga in un altro posto? E allora io avevo ragazzi che abitavano lungo il Tevere, in particolare nella frazione di Cotola, e a Pretola c'è una torre, non so se l'avete vista, c'è un vecchio mulino, e una volta, questa è un'antica foto, una volta c'era una chiesa. Allora abbiamo pensato, cioè perché non creare una micro-diga proprio in questa zona? E quindi ci siamo messi al lavoro. Prima di tutto abbiamo raccolto e riportato gli enzimi del Tevere, abbiamo trovato questi anni, li abbiamo organizzati in un certo modo, fatto dei grafici, vado abbastanza veloce. Poi abbiamo fatto delle ipotesi. Perché abbiamo fatto delle ipotesi di lavoro? Perché noi non siamo dei tecnici, un liceo scientifico, nel senso che non siamo geometri. Quindi abbiamo fatto un po' una stima di ipotesi di lavoro. Una di queste era che potevamo passare tutta l'acqua possibile. Poi abbiamo calcolato il volume annuo dell'acqua per ogni anno che abbiamo analizzato. Poi abbiamo sottratto l'acqua da dare alla turbina e poi l'acqua di rilascio. Se questo valore risultava essere positivo, allora la diga poteva lavorare, altrimenti no. E quindi abbiamo visto, per esempio, questa è una delle tabelle che abbiamo fatto un'ipotesi di un anno nel 2000, abbiamo visto che era possibile lavorare, perché l'acqua di rilascio deve essere su 5 o 6 metri cubi al secondo per la vita nel fiume, e così anche la turbina deve in qualche modo lavorare con una certa quantità d'acqua. Mentre per esempio nel 1990, anno di particolare siccità, perché avete visto, con poco rilascio, con poca turbina, avevano comunque valori negativi.
Negli anni che noi abbiamo analizzato, soltanto questo è stato un anno, diciamo, non negativo. Poi abbiamo dovuto fare altre ipotesi, il salto, anche qui che salto dare? Noi siamo andati là, abbiamo visto, abbiamo stimato semplicemente e abbiamo fatto un salto di 5 metri. Poi ci siamo un po' documentati sul funzionamento di queste rotine e allora la tecnologia dava un rendimento tra lo 0.5 e lo 0.7. Adesso so che sono arrivati sullo 0.9, comunque ecco, ci siamo. E poi abbiamo fatto l'ipotesi che la famiglia utilizza una potenza di 3 kW. Abbiamo calcolato la potenza utile e quindi la potenza utile con il rendimento massimo e minimo, quindi l'energia in un'ora e l'energia in un'ora, e questi sono i dati. E abbiamo visto, ipotizzando che contemporaneamente tutte le famiglie utilizzino i 3 kW, quindi il massimo, cosa che non è possibile, però siamo stati larghi, abbiamo visto che parecchie famiglie potevano utilizzare l'energia prodotta da questa riga. Perché ho voluto portare a conoscenza di questo progetto? Questo noi l'abbiamo fatto nel 2006. Nel 2011 la Giunta Comunale ha fatto una delibera. La delibera si legge lavori di recupero funzionale della torre di Trepola, quindi quei lavori che vi ho illustrato. Andando a leggere, si legge concessione governativa di derivazione di acqua per uso idroelettrico, cioè tradotto si può fare una diga. Sono stati presentati due progetti, questo che vi illustra come verrà la diga se vincerà il bando del Comune di Perugia. Questo è, sono, io ringrazio il Comune di Perugia che mi ha dato la possibilità di farvi vedere questo disegno, come il Comune di Perugia ha presentato il progetto. Poi c'è uno studio di ingegneria del Nord che è in concorrenza, diciamo, con il Comune di Perugia. Solo che per il Comune di Perugia, oltre che la diga, prevede anche la ristrutturazione di tutta la torre, perché logicamente al Comune in qualche modo hanno fatto simile. Adesso volevo mettere, per farvi vedere, i dati da noi trovati, stimati con le nostre stime e quelli del Comune che li ha fatti con mezzi un pochino più sofisticati rispetto a noi. Allora, loro hanno considerato un salto del 3,8 metri, mentre noi siamo al 5, e però adesso guardando tutti i dati eccetera, quello che è carino è che poi l'energia hanno prodotta, quello che prevedono loro è molto vicino a quello che abbiamo previsto noi. Quindi ecco, mancare le stime, anche con mezzi molto molto semplici, siamo riusciti ad avvicinarsi ai calcoli del Comune. Ho un altro lavoro sempre con energia in gioco sulle piste ciclabili che abbiamo fatto l'anno successivo. Allora, qui il concorso prevedeva di illuminare una strada e noi abbiamo pensato di collegare alcuni quartieri di Perugia alle aree verdi. Allora, noi abbiamo due zone di aree verdi, una è il percorso verde che è un Massiano e l'altra è la zona del Tevere, quindi tutto il percorso che va da Ponte San Giovanni a Villa Pugliano. E quindi abbiamo preso in esame soltanto queste zone, sempre perché io avevo quell'anno molti alunni che abitavano in queste zone, quindi siamo stati un po' in parte, nel senso che abbiamo collegato, diciamo, abbiamo studiato, preso in esame le parti conosciute della città di Arezzo. E adesso vi faccio vedere solo via Sette Valli come l'avevamo pensato, adesso non so se si vede, comunque per capirci, questo è lo stadio Renato Cori. Qui è dove c'è il Borgo Nuovo, qui è tutto la Genna, quindi qui è il percorso verde, quello che già c'è, poi qui è il cimitero, il Ponte della Pietra, e questo è l'emisfero. E chi conosce questa zona qui è il santuario del Ponte della Pietra. Okay. Mentre questa è tutta via Sette Valli. Allora, la nostra idea è partire dal santuario di Ponte della Pietra e fare lungo la Genna tutto il percorso, okay? E poi collegarlo con via Sette Valli. Anche questo è un progetto del 2007, ma avete visto.
visto che sono 20 anni, cioè da quando c'è il Borgo Nuovo, già questo pezzo il comune lo ha realizzato. E quando ho saputo che il comune ha l'idea di collegare tutto questa zona partendo dall'emisfero, solo che momentaneamente non ha soldi. E ecco, questo è il percorso verde sotto al Borgo Nuovo, lo conoscete tutto quanto, dove c'è appunto gente che corre, passeggia. Gli aspetti positivi di questo progetto dell'Enel è innanzitutto a costo zero o quasi per la scuola, perché noi prendiamo solo poche ore per coordinare, però qua la scuola non costa niente, poi gli studenti si possono confrontare con un tema molto importante per quello dell'energia e soprattutto mettere in pratica quello che imparano a scuola, perché abbiamo fatto i calcoli, no? Quindi è molto importante per questo. E poi dà spazio proprio alla loro creatività. Io in genere, quando ho fatto questi progetti, ho dato spazio non solo, cioè, creatività a creare un progetto, ma anche collegata con creare un luogo, creare un disegno anche, quindi collegarmi anche con le altre discipline. Queste sono le due classi che hanno partecipato al progetto. Io vi ringrazio per l'attenzione.